Adesso c'è opzione flessibile o ibrida. La regola è che 3 giorni a settimana deve essere in ufficio, 2 giorni a settimana si può lavorare da casa, da scegliere dove. Ufficio non importa quale ufficio, basta che sia un ufficio stante. Il non vedersi faccia a faccia è stato più dannoso tra colleghi. Con i clienti e committenti è stato semplicemente un'ottimizzazione. Curva, diciamo, con la quale i neolaureati imparano in questa situazione è molto più schiacciata. Imparano meno perché non hanno queste occasioni di condivisione. Io introdurrei Python. Quella è una cosa che mi sento che mi manca. Non sarei mai andato in Spagna se non fosse stato per l'Erasmus. Da settembre 2012 per un anno fino all'estate 2013 a Madrid. Questa esperienza cambia completamente i punti di vista. È un anno intenso, è un anno rivoluzionario nel quale ci si apre tantissimo, si apre la testa, si aprono gli orizzonti. La maggior parte dei professori sono professionisti al di fuori dell'università. Nel momento in cui uno si investe molti soldi, perché poi sono master molto costosi, difficilmente poi uno resta in Italia. In termini di carriera non c'è un riconoscimento legato all'acquisizione di un MBA. Nessuno di quelli che conosco che ha fatto un master così prestigioso è rimasto a lavorare in aziende italiane. Se uno deve tenere le persone a 1000 euro al mese, vuol dire che non è capace, cioè è bene che non è giusto. È un motivatore fondamentale. Riconoscere il valore di quello che si fa, che sia per una società o per la società. E se no, si perdono le persone migliori. Vanno via dalla tua società, vanno via dalla tua nazione. Quello che proprio completamente a me è mancato è il fatto di come candidarsi, come scrivere un curriculum vitae, come valorizzare anche la propria conoscenza. Cioè io sono arrivata quando dovevo scrivere un curriculum vitae o scrivere anche una candidatura che non sapevo neanche come si potesse scrivere una roba del genere, come potevo vendermi bene. Cioè io mi sono sempre svenduta all'inizio perché mi consideravo non all'altezza. Per la parte invece di tipo psicologico che manca agli ingegneri, cioè di avere a che fare non solamente con macchine e con software, ma anche con persone, come presentarsi, come parlare, perché non puoi fare un monologo, non puoi neanche saperti vendere e anche saper avere un po' di empatia.